Straits, rock and roll. Allora, un gruppo britannico, caro Franky, fondato nel 77 dai fratelli Knopfler, in particolare Mark, che è il chitarrista, cantante, dopo ne discuteremo, e sono stati fantastici, direi, dal 77 al 95. E però, caro Franky, proponevano un rock che era, diciamo, alternativo al punk di quel periodo, quindi una melodia più, capito, più soft. E addirittura nelle loro esibizioni il cantante Mark chiedeva ai fonici di tenere un volume basso per permettere al pubblico di parlare, quindi in controtendenza proprio con quello che è... sì, e poi sono tutti vivi ancora, questo è importante per noi. Mark Knopfler, Franky, un personaggio incredibile, un chitarrista virtuoso, e scrisse tutti i brani. E poi una caratteristica era che suonava la chitarra senza plettro. Considerato Franky l'uomo tranquillo del rock per le sue, capito, performance non scatenate, quindi diciamo molto tranquillo. Vi invito a proporli, voi che siete house, reggaeton, ma il rock non muore mai. Ciao ragazzi, grazie.